arrivati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano il compleanno del Sistema Unico Portuale del Mediterraneo, anche se Salerno è entrato ufficialmente a far parte soltanto dal 1 gennaio 2018 in maniera integrante. Dopo la fase sperimentale, questa mattina c'è stata occasione con il Presidente Spirito e il Comitato di Gestione di fare un bilancio delle attività svolte fino ad oggi, e si parla anche di un progetto multipiano per ospitare le auto che arrivano al porto. Anche se il porto di Salerno è entrato ufficialmente a farne parte solo da 11 giorni, è un anno che si lavora per una cabina di energia unica tra lo scalo di Salerno e quello di Napoli, che si sono fusi dopo una sperimentale fase in autonomia soltanto dal 1 gennaio 2018. Ma per dare anche un segnale, dopo una diffidenza iniziale verso l'accorpamento che il presidente del Sistema Portuale Unico del Mediterraneo e il Comitato di Gestione hanno deciso stamane di tenere una conferenza di bilancio in quello che Pietro Spirito ha definito uno dei tre cuori pulsanti della portualità campana. Salerno, che anche nel 2017 ha registrato un incremento del 13% dei traffici, dovrà fare i conti con i suoi spazi limitati e la realizzazione di progetti importanti, come quelli che sono previsti per il grande progetto, l'allargamento delle imboccature, il dragaggio dei fondali, per un investimento complessivo di 44 milioni e 715 mila euro, ai quali vanno aggiunti altri 171 milioni e 778 mila euro per interventi che vanno dalla viabilità all'adeguamento degli impianti. Ma come annunciato stamani, l'autorità portuale sta pensando anche ad un sistema multipiano per ottimizzare l'utilizzo degli spazi. Soddisfatti del bilancio di questa prima fase anche i rappresentanti salernitani del Comitato di Gestione. Il governo ha voluto un anno e mezzo fa approvare questa riforma per dare più forza al sistema dei porti italiani. Quindi oggi i principali porti campani fanno parte di un'unica gestione, quella dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Noi siamo convinti che questo tipo di gestione unitaria rappresenterà un motivo di rafforzamento del ruolo dei singoli porti. Il porto di Salerno è una realtà importantissima non soltanto per il territorio della nostra provincia, ma in generale per l'economia di tutto il centro e sud Italia. E lo scopo dell'autorità di sistema portuale è quello di fare in modo che il porto sia sempre più attrezzato e adeguato a soddisfare la domanda sia da parte degli armatori, delle compagnie che intendono portare qua navi merci e navi da crociera, ma anche e soprattutto dell'economia del territorio. E già abbiamo inserito nel piano operativo triennale tutto ciò che a Salerno già avevamo approvato, sia nel comitato portuale dell'autorità portuale di Salerno e sia alcuni provvedimenti tipo il piano regolatore portuale del porto di Salerno approvato anche dal Consiglio Comunale. È chiaro che la lentezza burocratica che ci ha costretti un poco a ritardare gli interventi sia sul dragaggio che l'imboccatura e su Porta Ovest, credo che con l'autorità portuale di sistema, entrando a pieno regime, a pieno titolo nell'autorità portuale di sistema, questo processo possa essere accelerato. Ma naturalmente alla ricerca di una maggiore operatività e di un miglioramento, soprattutto del traffico, da e per il porto di Salerno, si guarda con attenzione anche al progetto di Porta Ovest. C'è un impegno preciso da parte del Sistema Unico Portuale del Mediterraneo. L'ultimo provvedimento in ordine di tempo è datato 17 dicembre 2017, sequestro di quote delle società ed un ulteriore pacchetto di indagati si sono uniti al percorso già tormentato e difficile del cantiere di Porta Ovest. Il doppio sistema di gallerie destinato a sostenere il traffico commerciale per e da il porto di Salerno rischia di restare fermo al palo, ma come ha garantito oggi il presidente del Sistema Unico del Mediterraneo, Pietro Spirito, nel corso del bilancio delle attività del nuovo sistema, c'è l'impegno a consentire con tutti gli sforzi possibili che i lavori fondamentali per il porto di Salerno, ma anche per la città capoluogo, riprendano il prima possibile. Porta Ovest, che è un cantiere strategico non solo per il porto ma anche per la città, perché determina il sistema complessivo di viabilità, dobbiamo considerare il progetto nel suo insieme. Certo è importante completare la galleria, ma soprattutto bisogna arrivare a fare gli svincoli, perché poi il beneficio per la città
quindi devo guardare anche l'aspetto della città, sarà quando c'è uno svincolo coerente col sistema delle autostrade. E quindi non solo dobbiamo completare il 55% di galleria che è ancora, diciamo così, ferma e dobbiamo far ripartire, ma poi soprattutto dobbiamo ragionare a sistema anche sul tema degli svincoli. Quindi stiamo ragionando da un lato con il commissario Ruperto, che sta gestendo la procedura di legge Marzano per Tecnis, che è l'attuale impresa che ha in carico l'opera, e stiamo lavorando perché quel soggetto si rivitalizzi in modo imprenditoriale, perché in procedura fallimentare è molto difficile che si lavori. Quindi il commissario procederà prima all'affitto di ramo d'azienda e poi alla cessione di ramo d'azienda. Quindi abbiamo bisogno di un sistema imprenditoriale che funzioni, cioè che sia vitale e risponda al cantiere. Dopodiché dovremo ovviamente verificare tutte le procedure, perché poi voi sapete c'è un'inchiesta della magistratura e noi dobbiamo essere coerenti rispetto alla legge, dobbiamo sottoporre a procedura di approvazione tutta la parte di varianti che nel corso del tempo si sono modificate, si sono implementate nel corso del tempo. Quindi non c'è solo da mettere a posto un cantiere, c'è da mettere in sesto un progetto che deve arrivare sino alle varianti di svincolo al sistema autostradale. E a margine dell'incontro con la stampa, il presidente Spirito si è soffermato anche sul tema della sicurezza dopo la recente morte di un operaio che era al lavoro proprio nel porto di Salerno. L'incidente che c'è stato è un incidente non tipicamente portuale, perché si è svolto in un magazzino e quindi poteva svolgersi in ogni realtà. Il tema non è soltanto il rispetto della formale legalità, che è l'indispensabile sulla sicurezza, è soprattutto la capacità di ragionare e lavorare con i lavoratori perché ci sia un'attenzione sulle operazioni. Quindi non è soltanto avere tutti i dispositivi di sicurezza che ci vogliono e sono indispensabili, ma fare in modo, come è accaduto purtroppo nell'incidente di dicembre, che ci sia un'attenzione molto molto rigorosa sulle operazioni che si fanno. Purtroppo un lavoratore in quel caso, per aiutare un suo collega, ha determinato, diciamo, un problema ancora più grave, purtroppo. E chiaramente io capisco il dramma di questo lavoratore che per dare una mano ha generato un problema in più. Andiamo adesso alla cronaca, ulteriori risvolti nell'indagine, un'altra storia, quella avviata dalla Procura di Salerno per fare luce su uno scambio politico mafioso all'interno del comune di Nocera Inferiore in occasione delle ultime elezioni amministrative. In manette Carlo Bianco, l'ex vice sindaco. Ancora un arresto e altri 9 indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Salerno relativa allo scambio elettorale politico mafioso a Nocera Inferiore. Stamattina i carabinieri del ROS, in collaborazione con quelli del Comando Provinciale di Salerno e su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a un'operazione di polizia giudiziaria, notificando un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Cesarano, ex vice sindaco del comune di Nocera Inferiore, ritenuto responsabile di scambio elettorale politico-mafioso. I militari hanno eseguito anche perquisizioni e sequestri, come si diceva, nei confronti di altri 9 indagati, acquisendo anche atti in alcuni uffici del comune di Nocera Inferiore. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP di Salerno scaturisce da precedenti attività investigative coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri. Dalle indagini è stato ricostruito il ruolo assunto da Antonio Cesarano, che fungeva da collante tra 3 degli uomini finiti agli arresti precedentemente per questa vicenda, e cioè Antonio Pignataro, Ciro Eboli e Carlo Bianco, costituendo di fatto il trade union tra questi e la pubblica amministrazione. La nuova fase delle indagini è il proseguimento di quella investigativa denominata Un'altra storia, che aveva portato nel dicembre 2016 ad eseguire arresti a Nocera Inferiore nei confronti di 3 distinti gruppi criminali armati, tra questi quello capeggiato dai fratelli Michele e Luigi Cuomo. Successivamente, nel mese di agosto scorso, furono eseguiti 4 arresti per associazione a delinquere di stampo camorristico, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione elettorale, estorsione e violenza privata. Tra gli arrestati Antonio Pignataro, storico affiliato della NCO di Cutolo, passato poi al cartello della Nuova Famiglia, che avvalendosi di Ciro Eboli, cognato di Luigi Cuomo, e di Luigi Sarno, attualmente agli arresti domiciliari, rivendicava sul territorio nocerino il suo carisma criminale, la sua egemonia nei confronti di altri gruppi,
Come dimostrato, così recita la nota del procuratore della Repubblica di Salerno Corrado Lembo, da una spedizione organizzata ad Angri finalizzata a far desistere un creditore per riscuotere una somma di denaro che gli doveva essere data da un conoscente di Pignataro. Ma quest'ultimo mirava anche ad assicurarsi solidi rapporti di natura politico nell'amministrazione pubblica di Nocera Inferiore per tornaconti personali e del suo gruppo. Pignataro infatti concludeva un accordo col consigliere comunale in carica fino al 2017, Carlo Bianco, attualmente in carcere, eletto all'epoca nella lista Riformisti e parte integrante della maggioranza politica del sindaco Torquato, ricostruito quindi in questo modo lo scambio elettorale politico-mafioso. Tramite Cesarano, Pignataro ed i suoi promettevano un pacchetto di almeno 100 voti in occasione delle elezioni che vedevano Bianco candidato stavolta con la lista moderata per Torquato, in cambio dell'erogazione di una utilità che era rappresentata dal cambio di destinazione urbanistica di un fondo terriero collocato nelle vicinanze della proprietà della diocesi di Nocera Inferiore, sul quale doveva essere realizzato un edificio da destinare a mensa Caritas, rispetto alla cui edificazione si registrava un interessamento diretto e il coinvolgimento di Pignataro, di Ciro Eboli e di Antonio Cesarano. Questi ultimi avevano infatti il compito specifico di fungere da tramite fra Bianco e Pignataro stesso, già allora i domiciliari. Dopo le sollecitazioni dell'ex consigliere comunale Bianco, il 16 maggio 2017 la giunta comunale di Nocera Inferiore adottava l'atto di indirizzo ai funzionari comunali propedeutico alla variante al PUC che riguardava proprio il terreno oggetto delle indagini. Continuiamo con la cronaca. È stato fermato a Salerno il giovane che aveva scippato ad una donna un telefono. Il fatto era accaduto a Napoli. Si tratta di un egiziano di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ora finisce in manette. E andiamo ad Agropoli, dove è finito nella gogna mediatica il custode della scuola elementare Gino Landolfi, dopo che è stata pubblicata un'ordinanza del comune che prevede lo sgombero del guardiano dall'immobile comunale facente parte del plesso scolastico e che lo stesso aveva adibito ad appartamento. Sul caso è intervenuta la dirigente scolastica Anna Vassallo. Rabbia e sgomento da parte della dirigente della scuola elementare Gino Landolfi di Agropoli, Anna Vassallo, in merito alla gogna mediatica nella quale è finito il custode della rispettiva struttura scolastica, che prevede lo sgombero del guardiano residente all'interno di un immobile comunale adibito ad uso appartamento sito in via Colombo. È entrata così nel merito della questione la dirigente Vassallo, esprimendo il proprio rammarico attraverso un post su Facebook, nonché la propria stima e affetto per una persona che è stata definita ingiustamente come abusivo, ma che in realtà con grande umiltà ha lavorato tanti anni all'interno della scuola. È una persona per bene che ha lavorato a lungo nella scuola con dignità e dedizione, un dipendente esemplare, silenzioso, sempre disponibile, si legge nel post della dirigente. Non c'era bisogno di dargli disposizioni perché svolgeva tutte le sue mansioni in maniera autonoma e diligente. Se entravi al mattino e gli facevi notare un graffio sul muro, il giorno successivo ritrovavi la parete dipinta di giallo o di azzurro, tutto pur di rendere la scuola più bella ed accogliente. Continua nel post. Che bello aver avuto l'opportunità di lavorare con una persona così speciale e nelle lunghe giornate di lavoro quante volte l'ho ritrovato nel mio ufficio a chiedermi di cosa avessi bisogno, a portarmi un caffè, un dolce, che grande cuore. La dirigente Anna Vassallo sottolinea che la persona in questione è consapevole di dover lasciare l'alloggio e sta cercando una nuova sistemazione. Sapete, non lascia una reggia, ma un alloggio molto modesto. Di nessun abuso e di nessuna illegalità può essere imputato perché è una persona semplice e meritevole di rispetto. È così facile scrivere parole che offendono su chi non sa difendersi, su chi le vive come macigni sul cuore, con intima e profonda sofferenza. Infine, nel post la dirigente si rivolge a chi ha creato questa gogna mediatica pur di far qualche click, non accertandosi realmente dei fatti e di concentrarsi magari su situazioni di legalità molto più importanti. Ci saranno di certo illegalità ed abusi che possono fare tanto più scalpore di questa notizia. Prima di scrivere su cose dette e fatte da una persona, non sarebbe forse il caso di ascoltare quella persona?
Andiamo adesso nella Piana del Sele, dove l'idea di realizzare un consiglio comunale congiunto per discutere delle problematiche relative alla gestione del ciclo dei rifiuti, ma in modo particolare anche della contestata trasformazione dello STIR in impianto di compostaggio, riceve un'altra importante adesione. Martedì al consiglio congiunto ci saranno anche i rappresentanti del Comune di Eboli. Ci sarà anche Eboli al Consiglio Comunale Congiunto monotematico sulla problematica rifiuti nella Piana del Sele, che si svolgerà martedì prossimo, 16 gennaio alle ore 16, nell'aula consiliare di Battipaglia, convocata dalla sindaca Cecilia Francese. L'adesione del comune ebolitano arriva ufficialmente con le parole del sindaco Massimo Cariello, con Eboli che si aggiunge alle certe finora adesioni di Capaccio Pestum e Ponte Cagnano. Oltre a dare la risposta al Consiglio Comunale di Battipaglia, scrive Cariello, è stata anche convocata la riunione di conferenza di presidenza. Quanto al nostro regolamento consiliare, esso non disciplina la richiesta da parte dei consiglieri comunali di un consiglio comunale congiunto con altri comuni, e da qui partono le stoccate di risposta all'opposizione, con il capogruppo consigliare di Forza Italia Damiano Cardiello, che aveva attaccato la mancata fino a quel momento ufficiale presenza di Eboli all'assise civica e la volontà, scrive Cariello, di creare polemiche pretestuose e inconsistenti basandosi su incertezze procedurali che, se riferite a consiglieri comunali, sono molto gravi. I firmatari confusionari non sanno che non esiste alcuna volontà di non partecipare ai lavori consiliari del comune di Battipaglia, al quale siamo stati gentilmente invitati, e non sanno che vi è stata anche una risposta di adesione entro i termini indicati dallo stesso comune di Battipaglia, ovvero il 10 di gennaio, mentre i consiglieri di opposizione si affannano in polemiche inutili ancora una volta con l'obiettivo di mettere in cattiva luce la città di Eboli. Noi abbiamo fatto di più. Confermata quindi la presenza della rappresentanza ebolitana, oltre a quelle di Ponte Cagnano e Capaccio Pestum, che prenderà parte all'assise con il presidente del Consiglio Comunale Nino Pagano. La problematica dei rifiuti non riguarda una singola realtà territoriale, ma tutta la Piana del Sele, spiega il sindaco Franco Palumbo. Abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione di Battipaglia perché questa è una battaglia di tutti che va oltre ogni campanile. Sono sicuro che facendo un lavoro di squadra tra enti si riuscirà a individuare una strada comune sulla gestione integrata del ciclo dei rifiuti. La sindaca Francese prova a coinvolgere tutte le comunità della Piana sul tema della realizzazione del nuovo impianto di compostaggio voluto dalla Regione presso l'ex STIR della zona industriale, con la protesta e le azioni che proseguono e che riguardano anche varie emergenze ambientali territoriali, con la bonifica delle discariche e il problema miasmi. Albanella, Altavilla Silentina, Bellizzi, Campagna, Monte Corvino Pugliano, Levano sul Tusciano e Serre, gli altri comuni invitati a prendere parte al consiglio di martedì. Restiamo in qualche modo a parlare di ambiente, perché si guardava con preoccupazione da tempo al Parco Arbostella nel comune di Salerno a degli alberi che versavano in cattive condizioni, ed oggi finalmente l'amministrazione comunale ha proceduto all'abbattimento degli alberi. Gli operai del settore verde pubblico e manutenzione sono stati al lavoro tutta la mattinata di oggi al Parco Arbostella a Salerno per abbattere 4 alberi a rischio crollo. Da tempo il comune di Salerno ha una mappatura di tutte le piante esistenti sul territorio comunale, classificate in base alle condizioni di salute, per tentare di evitare quanto già accaduto in passato. La caduta, cioè, di rami o tronchi in pessime condizioni di salute perché non hanno retto alle avverse condizioni atmosferiche, vento e pioggia forte, come è accaduto anche ieri. Questa volta però ha vinto la prevenzione. I 4 alberi classificati come classe D perché manifestavano segni, sintomi e difetti gravi tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si fosse ormai esaurito sono stati abbattuti. L'operazione rientra, come ha ricordato con un post sul suo profilo Facebook l'assessore alle politiche ambientali del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, in un programma di interventi sul verde pubblico e di lavori destinati ai vari quartieri della città capoluogo. Nell'elenco le giostrine per i meno fortunati, sempre al Parco Arbostello, la manutenzione all'ingresso della metro e a Mercatello. Tornati in studio, facciamo un salto in Costiera Amalfitana, dove si ipotizza la realizzazione nel comune di Maiori di un solarium.
Far sorgere un centro benessere in riva al mare è l'obiettivo che il comune di Maiori intende perseguire per la prossima estate. È stato infatti redatto il progetto denominato Talasso, concernente proprio la realizzazione e gestione di una struttura turistico-ricettiva, stagionale e rimovibile, che dovrebbe essere collocata sulla sponda est del torrente Regina, da affidare in subconcessione. Il centro benessere sarà dotato di tutto il necessario per offrire piacevoli percorsi di relax, sia fisico che mentale, e dunque, solarium con piscina termale, sauna, sala massaggi, trattamento di alghe, aerosol di mare e altro ancora. Dal punto di vista strutturale, l'impalcato sarà composto da due piattaforme, disposte su due livelli con forme rettangolari sulla parte frontale, per una superficie complessiva di 500 metri quadri, per uno sviluppo in lunghezza di 40 metri e una profondità variabile tra 7 e 11 metri. La struttura portante della piattaforma sarà invece composta da profilati metallici in acciaio zincato. A completare l'opera, un pontile in legno e un campo boe per la sosta delle unità da diporto. È stato già pubblicato dal comune di Maiori anche l'avviso per l'affidamento in subconcessione del centro benessere, la cui realizzazione e gestione sarà interamente a carico del subconcessionario, che dovrà fornire tutta l'attrezzatura necessaria per realizzare l'opera per un importo complessivo pari a 30.000 euro più IVA ed otterrà l'affidamento dell'area demaniale per 10 anni, dal 2018 al 2027, per un canone annuo di 3.000 euro. Da quest'estate dunque un'ulteriore attrattiva contribuirà a rendere ancora più interessante l'offerta turistica del comune costiero. Oggi è 12 gennaio e come sempre torna anche la nostra rubrica Ieri ed Oggi. Ieri Oggi, in collaborazione con... Venerdì 12 gennaio, bentrovati con Ieri Oggi. È in questo giorno del 1848 che inizia la Rivoluzione Siciliana, rivolta scoppiata a Palermo per protesta contro il regno borbonico delle due Sicilie. Nel 63 Bob Dylan canta in anteprima assoluta il brano Blowing in the Wind, diventerà l'inno dei giovani statunitensi. Nel 1985 ondata di gelo eccezionale che fa registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia. A Firenze la minima scende a meno 23. Nel 2010, il 12 gennaio, si ricorda il terremoto di Haiti. L'isola viene completamente distrutta. Le persone coinvolte dal sisma sono oltre 3 milioni. E arriviamo a questa sera, venerdì 12 gennaio, a Torino, al Teatro Colosseo, concerto di Fiorella Mannoia. E non andiamo via. È tutto per Ieri Oggi. Ieri Oggi, in collaborazione con... Spazio agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. C'è la Ruota delle Meraviglie di Woody Allen al Cinema Teatro San Demetrio da oggi e fino a domenica 14, spettacoli alle 17, alle 19.30 e alle 22, ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro per gli over 60 e gli under 25. Andiamo. Ti divertirai, te lo prometto. Ora, come sempre, ci sono le previsioni del tempo, subito dopo le quali ci ritroviamo con l'informazione sportiva. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità.
macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Fino al 21 gennaio, cosciotto di pollo 1,99 euro al chilo, bracciole di collo di suino con osso 3,90 euro al chilo, petto di pollo a fette 6,90 euro al chilo, farina di grano tenero 1 chilo 32 centesimi, filetti di pangasio 800 grammi 4,19 euro. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Ed eccoci dunque con l'informazione sportiva. Parliamo subito della Salernitana che lascerà Cascia domani in Umbria. Stefano Colantuono ha accolto finora un solo volto nuovo, il giovane Simone Palumbi della Lazio. Il trainer granata aspetta altri rinforzi anche per sciogliere definitivamente le riserve sull'assetto tattico. Il ritiro a Cascia terminerà domani e Stefano Colantuono dovrà attendere i prossimi giorni per i rinforzi. In Umbria si è visto solo Simone Palumbi, attaccante di proprietà della Lazio, giunto in prestito alla corte del trainer ex Bari, dove proverà a dare seguito a quanto fatto vedere di buono con la maglia della Ternana nella scorsa stagione. Seconda punta, ma anche esterno d'attacco, Palumbi troverà posto nella prima linea granata che è oggetto di attente valutazioni. Rodriguez è in partenza, Rossi e Bocalon resteranno, ma arriverà anche un altro attaccante perché Colantuono vorrebbe giocare prevalentemente con due punte. Cocco del Pescara, zero presenze nella prima parte di stagione dopo i 5 gol realizzati lo scorso anno con il Cesena, e Calaio del Parma, 36 anni compiuti, restano sul taccuino di Fabiani insieme a Rajcevic della Provercelli, ma di proprietà del Bari, e Simi del Crotone. Nell'ambito del passaggio di Gatto a Lentella, la Salernitana ha provato a chiedere la mantia, ma il centravanti non dovrebbe lasciare la Liguria. Il club granata ha sondato il terreno per il difensore Pellizzer ed in questo caso qualche margine esiste, anche perché il calciatore è in scadenza di contratto. In ritiro Colantuono avrebbe voluto lavorare con un gruppo più definito, ma il mercato non ha aiutato il tecnico, visto che per i rinforzi occorrerà attendere ancora. Nelle more però Colantuono è chiamato a sciogliere un nodo importante legato a Mattia Sprocati. Salutati Gatto e Ciccerelli, due esterni d'attacco. La sensazione è che il tecnico voglia puntare su un modulo in cui ci sia poco spazio per calciatori che partano dalla fascia per poi accentrarsi. Sprocati, che è stato sicuramente il miglior granata del girone di andata, potrebbe essere costretto a riciclarsi da trequartista o seconda punta nel caso in cui il tridente andasse in soffitta. Una eventualità che penalizzerebbe pure Orlando, che sta recuperando dall'infortunio estivo, ed Alex, uno che da esterno a tutta fascia si era ben disimpegnato con Bollini e che con il nuovo allenatore non ha più visto il campo. Da Sprocati in giù, insomma, c'è da fare chiarezza sul modulo, proprio per evitare che si resti prigionieri di equivoci e compromessi tattici. Del resto, col mercato aperto, sarebbe un errore doppio non prendere ora delle decisioni che vadano in una direzione ben precisa. In attacco si attende che il valzer delle punte decolli, in mediana invece con Crecco verso Benevento, Lotito proverà a strappare Del Pinto a De Zerbi. Di Gennaro non pare gradire la B, mentre Salzano allo Spezia libererebbe a Campora, che piace alla Salernitana. Da Vicenza potrebbe partire Romizzi, altro vecchio pallino granata. E sono ancora tanti i calciatori a disposizione di mister Colantuono, che potrebbe cambiare maglia entro fine mese. Alcuni sono in scadenza, altri sono titolari di ingaggi pesanti, altri ancora potrebbero avere difficoltà ad inserirsi in un determinato contesto tattico. Qualcuno è in ritiro con la squadra a Cascia, qualche altro è rimasto in sede. Tutti hanno in comune un futuro senza certezze. In casa granata sono tanti calciatori che potrebbero cambiare maglia durante il mercato di gennaio. Alcuni vorrebbero avere maggiori garanzie contrattuali e si stanno guardando intorno dal momento che il loro accordo con la Salernitana è scadenza a giugno. Altri invece non rientrano nei piani ma dormono sonni tranquilli in ragione di contratti ancora lunghi con il club granata. In scadenza di contratto ci sono Perico, Tui e Della Rocca. Quest'ultimo è conteso da Padova e Triestina e da breve scioglierà le riserve e saluterà la compagnia. Perico e Tui non scendono in campo da fine settembre e da allora hanno dovuto fare i conti con vari problemi di natura fisica. Difficile che il primo possa rinnovare con la Salernitana, il secondo invece è in attesa da tempo del prolungamento e nel frattempo è stato sondato da altri club.
pronto a salutare Rizzo, che ha un contratto triennale con la Salernitana ma potrebbe andare via pure Hodger, bacchettato da Fabiani e cercato da Foggia, Cremonese e Novara. I piemontesi strizzano l'occhio anche ad Alejandro Rodriguez, altro calciatore che sarà granata ancora per poco. Ci sono poi Rosina e Zito, che non rientrano nei piani del club ma che sono blindati da contratti pluriennali. Rosina è sotto contratto fino al 2020, Zito fino al 2019. Per lui ci sarebbe stato un sondaggio del Rezzo, ma il calciatore ha poca voglia di lasciare Salerno a meno di una proposta economicamente assai vantaggiosa. Granata a termine, con la valigia pronta e con un futuro senza troppe certezze. La lista è piuttosto nutrita ed il mercato dirà tutta la verità. È pronta a ripartire la Iomi Salerno. Dopo la pausa natalizia, infatti, il campionato di massima serie di pallamano femminile riprenderà la sua marcia. La squadra campione d'Italia in carica, attualmente seconda in classifica alle spalle del Conversano, è attesa dall'impegno interno con il Flavioni Civitavecchia. Appuntamento domani pomeriggio per Coppola e compagne, che alle 18.30 ospiteranno alla Palestra Palumbo la compagine laziale. La squadra allenata da Ruper cerca il primo successo del nuovo anno per dare corpo alle sue ambizioni di acciuffare la vetta occupata ora dal Conversano, rivale di sempre della Iomi Salerno. Ed era tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.